Quello tra il 1969 e il 1979 è il decennio più drammatico del dopoguerra italiano. Sono gli anni di piombo inaugurati il 19 novembre del 1969 con l'uccisione durante la manifestazione a Milano dell'agente di polizia Antonio Annarumma, proseguiti con le stragi nere di Piazza Fontana, di Brescia, dell'Italicus, con lo stillicidio degli agguati delle Brigate Rosse e con la fine di Aldo Moro e i suoi agenti di scorta. Ma furono anche gli anni di grandi riforme con l'istituzione delle regioni, lo statuto dei lavoratori, l'introduzione del divorzio, il nuovo diritto di famiglia. Tutto questo è raccontato nella nuova serie dei diari inediti di Giulio Andreotti, curati dai figli Serena e Stefano, che ascoltiamo ai nostri microfoni. È un diario che parla della parte pubblica ma anche della parte privata. E la parte pubblica è un po' tutto quello che è accaduto, no? In quegli anni difficili, ma anche non solo terrorismo, sono stati anni di grandissime riforme e grandissimi passi avanti anche in politica estera, nell'apertura verso l'est e nella distensione. E come vita privata, diciamo, è un po' ritrovare nostro padre anche per tutto quello che è l'affetto verso di noi, verso la famiglia e un po' tutti i suoi interessi. Nei confronti del Covid sicuramente la sua posizione sarebbe stata di affidarsi a chi ha diritto di parlarne, cioè agli scienziati e ai medici, su questo senz'altro. E per il resto credo che la cosa che veramente gli sarebbe dispiaciuto è questa, diciamo, diminuzione del ruolo del Parlamento, perché per lui era centrale come istituzione il Parlamento e la vita parlamentare. A Napoli l'inaugurazione a Palazzo Ischitella, ai nostri microfoni l'organizzatore, il notaio Roberto Dante Cogliandro. La forza di Giulio Andreotti e la forza delle relazioni passa dall'incontro con l'ultimo elettore, che gli dà forza, all'incontro col grande diplomatico internazionale. Diciamo, è un politico devoto alla politica e soprattutto un politico che oggi ricordiamo con grande lustro a un momento storico dove l'Italia torna al centro dello scacchiere internazionale. La politica estera la firma da 20 anni, oggi forse il presidente Draghi sta dando lustro alla politica estera italiana, cosa che dà forza, dà vigore e dà potenza a uno Stato che è l'ottavo al mondo per economia.